Un'altra settimana assieme alla medicina, il medico risponde alla nostra rubrica, le vostre domande, i vostri messaggi, con Tiziano Berti. Ciao Tiziana. Ciao, buongiorno Luca. Tra poco l'esperto, il medico, con le risposte alle vostre domande, ma intanto una precisazione, inizia una settimana, è il 22 marzo ed è un'altra di quelle date importanti per la campagna di vaccinazione che è ripartita dopo il caso AstraZeneca. Tiziana, fissiamo questa data del calendario. Sì, bisogna fissare questa data perché a partire dalle 23 di questa sera sul sito prenotovaccino.regione.liguria.it si potranno prenotare i liguri che hanno tra i 75 e i 79 anni e a partire dalle 8 di domani mattina potranno anche prenotarsi attraverso il numero verde 800 93 8818 oppure attraverso gli sportelli CUP oppure attraverso le farmacie. Per quanto riguarda invece la fascia di età fra i 70 e i 74 anni, questa prenotazione sarà possibile dalle 23 di lunedì prossimo, quindi 29 marzo. Ricordiamo che per parlare di queste fasce di età dobbiamo ribadire che i 75 anni uno li deve compiere in questo anno e i 79 anni li deve avere compiuti in questo anno. Questo per essere chiari con chi magari ha dei dubbi sulla sua collocazione a livello di cronologico nella chiamata per prenotare il vaccino. Siamo pronti, Tiziana? Pronti con il collegamento? Chiedo alla regia di darmi la conferma anche per i messaggi. Ed ecco il professor Andrea Orsi collegato con noi via Skype. Buongiorno, professore. Buongiorno a tutti. Professor Orsi, in attesa delle prime domande, delle prime telefonate, come sempre con lei cerchiamo di fotografare quella che è la situazione dei contagi anche nella nostra regione, una regione arancione circondata da rosso. Che cosa dicono i numeri e che cosa dicono le vostre previsioni? I numeri ci dicono che sostanzialmente la situazione è quasi invariata rispetto a quella precedente, ovvero abbiamo un leggerissimo aumento di casi, non uniforme su tutta la regione. Abbiamo zone della regione anzi addirittura che vedono un calo, come per esempio quelle dell'estremo ponente, mentre invece diciamo il dato globale ci racconta un leggerissimo aumento di casi. Quello che noi vediamo qui a Policlinico, sugli ingressi a San Martino, vediamo sostanzialmente una proporzione di positivi sempre uguale, intorno al 5%, mentre invece sui dati territoriali abbiamo una proporzione di positivi leggermente più alta. Ma ripeto, l'andamento è molto 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 stabile. È chiaro che cosa vi aspettate per le prossime settimane, professore, prossimi giorni? Perché mi scusi la sintesi, ma sembra che la Liguria stia reggendo, ecco. Assolutamente, diciamo che all'aumento dei casi non corrisponde un aumento diciamo, della pressione sulle strutture ospedaliere, e questo è l'indicatore più importante, perché se gli ospedali non vanno in crisi vuol dire che noi reggiamo l'urto. Quindi nelle prossime settimane ci aspettiamo sostanzialmente un andamento simile a quello che abbiamo già osservato adesso, quindi non un incremento esponenziale di casi. E questo, lo ricordiamo, rispetto anche solo al mese di ottobre-novembre, è già un grandissimo risultato e inevitabilmente su questo pesa anche la prima parte della campagna vaccinale, che sicuramente poteva andare più veloce, ma che intanto qualche risultato lo sta dando. Professor Orsi, abbiamo la prima telefonata. Come sempre dico ai telespettatori, dite il vostro nome, ascoltateci dal telefono e fate la domanda al medico. Buongiorno, suo nome. Buongiorno, sono Anna. Senta, io sono allergica alle api, alle vespe e sono anche allergica ad un antibiotico. Il mio medico ha detto che dovrei farlo in ambiente protetto il vaccino, perché se avessi delle reazioni potrebbero farmi un aflebo, appunto. E chiedevo appunto come faccio, però, perché quando mi sono prenotata a nessuno è interessato dire vada qui, vada, si rivolga in un dato punto, niente. Come si deve fare? Grazie, per avere un punto tranquillo, da non aver paura, ecco. Grazie. Tanto chiedo alla regia di alzare l'audio in cassa in modo tale da sentire ancora più bene le domande che arrivano dai telespettatori. Dottor Rossi, tutta chiara la questione? Assolutamente sì, domanda lecita. In questo momento tutti i punti vaccinali che erogano vaccini anti-Covid sono dotati delle dotazioni di sicurezza, quindi
tutti i punti vaccinali presso i quali si possono prenotare singolarmente i cittadini, piuttosto che le prenotazioni che avvengono dalla farmacia o dal medico di medicina generale, sono tutte presso punti vaccinali che hanno tutte le dotazioni di sicurezza, a partire dai defibrillatori, per passare ai farmaci, per passare soprattutto al personale formato. Quindi possiamo andare in sicurezza in qualsiasi punto vaccinale della rete e lo possiamo definire un ambiente protetto. E allora, questi temi, altro messaggio, buongiorno, vorrei sapere dal dottore e soprattutto quando la vaccinazione, come prenotare soprattutto la vaccinazione per me e mio marito con operazione di 4 stent cardiaci. Secondo lei quale vaccino ci faranno? Lei ha 61 anni con ipertensione e il marito 65 anni con operazione di 4 stent cardiaci. Dottor professor Orsi. Sicuramente questi due pazienti appartengono a una fascia di rischio che possiamo definire innanzitutto come vulnerabile, quindi sicuramente avranno una priorità di vaccinazione rispetto a soggetti, a pazienti che non hanno queste categorie di rischio. L'appartenenza alla categoria dei cosiddetti ultravulnerabili va valutata dal medico di medicina generale che ha in cura questi pazienti e va valutata su una serie di parametri che sono stati indicati dal Ministero della Salute. Se questi pazienti rientrano nella categoria degli ultravulnerabili, saranno vaccinati ancora prima e con un prodotto a base di mRNA, quindi con un vaccino a mRNA. Altrimenti, se rientrano nella categoria dei vulnerabili, allora potranno accedere alla vaccinazione con AstraZeneca. Tra l'altro ricordiamo che oggi, oltre a partire da questa sera alle 23, la prenotazione sul portale per la fascia 75-79, sono anche, diciamo così, riaperte le prenotazioni attraverso i medici di medicina generale proprio per i vulnerabili under 70, per le categorie che appartengono al mondo della scuola, per esempio della polizia locale, degli uffici giudiziari. Questo perché ovviamente c'era stata la sospensione la settimana scorsa con il caso AstraZeneca. Pronto, buongiorno, la sua domanda per il professor Orsi. Pronto? Parla con me? Sì, parlo con lei, signora, Ah, prego. buongiorno, senta, io ho mio fratello che è una settimana che ha la febbre alta. Ieri sera gli era un po' calata, però questa notte gli si è alzata di nuovo alta. Non sappiamo che pesci pigliare. Lui fa la cura, prende l'antibiotico. Fa la calcioparina, ha la saturazione questa notte un pochettino bassa, ha avuto qualche piccolo capogiro perché la febbre lo sta veramente, veramente debilitando. Volevo un consiglio dal medico se è il caso di portarlo all'ospedale, chiamare l'ospedale oppure continuare con la cura e tenere duro, ecco. Signora, due domande. L'età di suo fratello e quindi è un paziente positivo al Covid che è seguito a casa con delle indicazioni del vostro medico di famiglia? Sì, mio fratello ha 71 anni, è seguito dal medico di famiglia, però adesso mia cognata cercava di rintracciarlo, ma non l'aveva ancora rintracciato. Grazie signora, sentiamo il professor Orsi. Diciamo che l'andamento della malattia in questi casi, in questo caso sembra abbastanza classico, ovvero una sintomatologia febbrile che perdura per più di qualche giorno con associati dei sintomi respiratori. Ora, i sintomi di allarme sono tendenzialmente l'abbassamento importante della saturazione sanguigna e quindi se i pazienti a casa hanno un saturimetro, come ci è stato detto, possono monitorare la situazione. La situazione va monitorata anche non tutte le ore, ma basta anche 2 volte al giorno. Se la saturazione si abbassasse improvvisamente al di sotto dei 92, dei 90% diciamo, di ossigeno nel sangue, allora bisogna avvisare subito il medico di medicina generale o piuttosto la continuità assistenziale per capire poi le misure che si possono mettere in atto. Di sicuro io non raccomanderei in generale di recarsi al pronto soccorso se i sintomi sono questi, perché grossolanamente la febbre è quello che ci aspettiamo dall'infezione. Questa può essere gestita a casa. Professor Orsi, Giulia ci scrive. Buongiorno, scusate il disturbo. Non disturba Giulia. Dato che io vivo con i miei genitori dopo il vaccino AstraZeneca, posso tornare dai miei o se venisse la febbre posso attaccare loro il virus? Grazie mille, siete unici. Questa è una categoria di domande che intanto ricorre associata al vaccino.
Dobbiamo assolutamente sottolineare che in nessuno dei vaccini che stiamo utilizzando si trova il virus del Covid vivo, né tantomeno si trova il virus attenuato. Quindi i vaccini non possono trasmettere la malattia. Non parliamo di vaccini a virus attenuati. Sono tutti vaccini che contengono parti del virus o addirittura alcuni di questi contengono soltanto il messaggio genetico per decodificare alcune proteine del virus. Quindi assolutamente dopo il vaccino non si è nessuno di noi vaccinato è in grado di trasmettere la malattia. Altra cosa è il discorso, se io sono vaccinato devo continuare a seguire le regole? Ebbene sì, le regole devono essere seguite, perché? Perché il vaccino, anche quello che funziona meglio di tutti, non ha un'efficacia del 100% e quindi noi, anche se vaccinati, possiamo comunque incorrere in un'infezione transitoria e quindi essere in qualche modo veicoli del virus. Però diciamo grossolanamente siamo abbastanza sicuri che il vaccino funzioni e che non ci faccia venire invece un'infezione grave piuttosto che ci causi un'ospedalizzazione. Che poi quello è l'obiettivo primario della vaccinazione del vaccino. Pronto, buongiorno, la sua domanda. Pronto? Sì, pronto, buongiorno signora. Buongiorno, buongiorno, sono Coda Valentina. Ieri ho avuto mal di tutti i muscoli. La febbre normale, diciamo, 35,7. Io lavoro badante e mia famiglia è preoccupata per questa. E voglio fare test rapido per me. Io ho già chiamato a una Turluci, a Alianza, ho chiamato. Dicono che bisogna iscriversi per venerdì, per un altro giorno. Io non posso aspettare, anche pagare 40 euro. Allora signora, lei ha questi dolori, diciamo, muscolari, però non ha la febbre e ha paura di avere il Covid, visto che fa la badante, è così? La sua famiglia, sì, diciamo, le ha chiesto, sì, un tampone? Sì. E lei dice, ma io come faccio? Dove vado? Perché ho bisogno, sì, di avere un risultato immediato. Allora, noi le possiamo dire che sul territorio, a parte diciamo così, gli studi privati, ci sono dei punti della ASL 3 genovese. Lei ci chiama da Genova? Sì, a Genova, proprio al centro. Ecco, allora, guardi signora, la mattina lei può andare gratuitamente, senza prenotazione, nell'area del Porto Antico, nell'area di Porta Siberia, dove la mattina è possibile, senza appuntamento, effettuare un tampone rapido nell'immediato. A partire dalle 8 del mattino distribuiscono i numeri e poi ovviamente si va in ordine numerico. Se invece abita più o si trova nel Ponente, c'è Villa Bombrini, Genova Cornigliano, con la stessa metodologia. Non deve prenotarsi, si presenta lì alle 8, riceve il numero e quindi procede con questo tipo di attività. Quindi direi, signora, che lei, se è nell'area del centro di Genova, può andare nel punto tamponi rapidi della ASL, che è gratuito, glielo ripeto, di Porta Siberia, che è nell'area del Porto Antico. Ovviamente questo lo dico per tutti, chi va lì deve non avere la febbre oltre i 37,5 gradi, questo è importante per tutti, ecco, come formazione. È vero che si deve fare quarantena anche dopo il vaccino, se abbiamo avuto un contatto con positivo? E se sì, perché? È esattamente quello che cercavamo di spiegare anche prima, per una serie di ragioni, diciamo. La prima è che i vaccini che abbiamo a disposizione, sebbene altamente efficaci, non hanno comunque un'efficacia del 100%. Quindi tutti i soggetti vaccinati possono essere in qualche modo, si possono infettare, anche se diciamo in una proporzione molto molto ridotta, ma la possibilità di infettarci c'è sempre e quindi se ci si infetta si diventa anche veicoli di infezione per tutti gli altri soggetti, quindi per questo vanno comunque seguite le regole. In particolare la quarantena va seguita lo stesso ed è stata sottolineata anche recentemente dalle ultime linee guida del Comitato Tecnico Scientifico e dell'Istituto Superiore di Sanità. La quarantena va seguita proprio perché se io sono un soggetto vaccinato che vengo esposto a un contatto stretto con un caso confermato, posso effettivamente anche infettarmi. Quello che noi sappiamo, diciamo l'aspetto positivo, è che dei soggetti vaccinati finora nessuno che ha sviluppato sintomi di infezione, ha avuto un'infezione confermata, è stato poi ricoverato piuttosto che ha avuto una sintomatologia grave. Io vi posso portare i dati dei nostri operatori sanitari. Da quando abbiamo iniziato la campagna vaccinale,
in soggetti vaccinati, in operatori vaccinati, noi abbiamo registrato meno di 10 casi di infezione e tutti assolutamente asintomatici. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego, la sua domanda per il professor Orsi. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, prego. È lei, signora? Un'informazione. Ho 84 anni. Devo aspettare a maggio a vaccinarmi. Quando telefono mi dicono guardi sul computer. Io non ho computer. Sono sola. Ma dico, ma diamo i numeri. Signora, lei non ha ancora prenotato il vaccino? Io l'ho prenotato, me l'ha andata il 10 maggio. Io okay. Ho 84 anni, sono sola perché ho la figlia in Francia. Non ho computer, guardi sul computer. Ma cosa guardo che non ce l'ho? Signora, lei può però andare anche in farmacia oppure agli sportelli del CUP oppure utilizzare il numero verde. Lei sicuramente avrà chiesto di anticipare un po' la sua vaccinazione, magari le avranno risposto. Se lei va sul portale può vedere se ci sono magari delle date più vicine. Quello che noi sappiamo, e quindi io le riporto quello che la regione dice a noi, è che visto che la regione punta a vaccinare gli over 80 entro la fine di maggio, compatibilmente con quelle che sono le dosi di vaccino, stanno richiamando le persone che hanno avuto diciamo così, la prenotazione a giugno, a luglio. Lei probabilmente potrebbe non essere richiamata per anticipare perché ce l'ha già a maggio. Il che, professor Orsi, sicuramente uno si fa si fa delle domande, dice ma perché mi devono vaccinare il prima possibile, così mi dicono in televisione e sui giornali e poi a me a 84 anni mi danno il vaccino al 10 di maggio. L'importante però è farlo, avercelo questo vaccino, è così, è questo il messaggio che possiamo dare? Assolutamente sì, purtroppo nel mondo ideale avremmo avuto a disposizione 60 milioni di dosi il primo giorno in cui abbiamo iniziato a vaccinare, avremmo avuto 60 milioni di punti di somministrazione per vaccinare tutti gli italiani nello stesso momento. Questo purtroppo non è avvenuto principalmente perché non abbiamo ancora a disposizione tutte le dosi che ci servono e quindi necessariamente sono state create delle categorie prioritarie e addirittura all'interno delle categorie prioritarie è stata organizzata appunto un modello stile prenotazione proprio per cercare di raggiungere tutti il prima possibile, ma purtroppo delle tempistiche devono essere in qualche modo rispettate. Io vi posso confermare che è intento della Regione cercare di anticipare il più possibile la fine della campagna degli over 80. Addirittura, correggo te Tiziana, vorremmo finire entro la fine di aprile proprio per cercare poi di andare avanti con le altre categorie nei mesi di maggio e giugno. Quindi ovviamente... questa è una notizia, professor Orsi. Assolutamente, è sempre compatibilmente con la disponibilità di dosi, ma è intenzione anticipare il più possibile, quindi riprogrammare le prenotazioni che sono avvenute nei mesi diciamo successivi, quindi soprattutto dalla metà di maggio in avanti. Quindi il messaggio è che entro fine aprile l'obiettivo è quello di vaccinare gli over 80 nella loro completezza. Questo è il messaggio che arriva questa mattina al professor Orsi e noi torniamo al dialogo con voi. Numero verde 800 640 771. Pronto, chi parla? Il suo nome? Ci ascolti dal telefono e tolga l'audio della TV. Buongiorno. Buongiorno, io mi chiamo Pietro da Marassi. Pietro. Volevo sapere una cosa, siccome io ho un blocco antiviricotale sinistro, portatore di pacemaker, epatite B, non sono considerato un ultra a rischio, ma solamente a rischio. Vorrei sapere quando a noi toccherà, a me toccherà la vaccinazione. Quanti anni ha Pietro? Io ho 69. Grazie. Per le sue condizioni il paziente deve autosegnalarsi al medico, al proprio medico di medicina generale e il medico procederà con la prenotazione, in particolar modo presso i distretti dove è disponibile la vaccinazione AstraZeneca. Quindi il dialogo deve essere molto serrato per questo tipo di pazienti con il proprio medico di medicina generale che in questo momento gestisce in qualche modo le prenotazioni, gestisce le priorità sui propri pazienti. Professor Orsi, messaggio da Silvana, da Genova, operata a gennaio ha un tumore al seno, ora inizio radioterapia, sono extra vulnerabile, per vaccino chi mi deve segnalare? Il medico curante non sa se riesce a inserirmi, grazie. Non ci dice l'età Silvana, ma questo è il suo quadro.
Per quanto riguarda i pazienti emato-oncologici, si stanno attivando tutta una serie di percorsi ulteriori rispetto a quello principale, che è quello sempre del medico di medicina generale. Il nostro consiglio anche a chi ci si rivolge, diciamo, extra lavorativamente è sempre quello: prima di tutto cercate di contattare il proprio medico e cercate di prenotare la vaccinazione attraverso i canali che sono attualmente previsti. All'interno delle strutture ospedaliere, in particolar modo qui al Policlinico, stiamo lavorando per attivare una nuova linea di vaccinazione proprio per i soggetti ultra vulnerabili che afferiscono agli ambulatori del Policlinico. Ripeto, sempre a condizione che siano disponibili le dosi, quindi sempre in base alla disponibilità delle dosi di vaccino. Ecco, professor Orsi, in chiusura questo poi è il punto. Insomma, abbiamo visto anche nelle ultime ore un taglio notevole di vaccini AstraZeneca per la nostra regione, oltre 60.000. Allora, da una parte le dosi che non arrivano, dall'altra un po' di dubbi a causa dello stop, anche se precauzionale, della scorsa settimana di AstraZeneca. Questa campagna vaccinale sembra partita un po' zoppa, insomma, sembra andare un po' a rilento, non si riesce più a capire, anche i nostri telespettatori che ci scrivono, qual è il punto, ce la facciamo? Sentiamo ogni giorno delle dichiarazioni, ma vaccineremo tutti entro settembre, entro l'estate, poi magari come la signora di prima dice, ma io ho 84 anni. Anche perché Tiziana, poi, professor Orsi, è il ministro a dirlo anche attraverso interviste, certo, interventi in TV, quindi non stiamo parlando di un opinionista di una trasmissione, ma del ministro della salute. Purtroppo, come sempre in questi casi, l'abbiamo vissuto anche nelle pandemie precedenti, la mole di informazioni che ci raggiunge è sempre contraddittoria e non aiuta per niente chiaramente la gestione del quadro. Quello che possiamo dire è che quando avremo la disponibilità di vaccini, assolutamente le forze messe in campo ci consentiranno di vaccinare molto rapidamente buona parte della popolazione. È altrettanto vero che purtroppo i vaccini non sono dei prodotti che si producono, scusate il gioco di parole, dall'oggi al domani, sono dei prodotti molto delicati, sono dei farmaci biologici e quindi chiaramente le quantità di produzione non dipendono soltanto dalla volontà di volerle produrre. E quindi sicuramente potremo avere questo tipo di problemi per tutto il corso della campagna di vaccinazione. Dal nostro punto di vista la campagna di vaccinazione è partita bene e le somministrazioni avvengono regolarmente tutti i giorni in tutte le regioni d'Italia. Alcune regioni sono più avanti, altre regioni sono leggermente più indietro, ma grossolanamente siamo già partiti bene perché tutti gli operatori sanitari o buona parte sono stati coperti, un buon 40% di tutti gli over 80 sono coperti almeno da una dose di vaccino e adesso stiamo procedendo anche con le altre fasce d'età e con i pazienti vulnerabili, tant'è vero che qualche effetto lo cominciamo già a vedere sull'incidenza della malattia e sulla diminuzione dei ricoveri. Quindi a mio abbiamo parere... l'ultima telefonata, professor Orsi, andiamo ad ascoltarla insieme. Buongiorno, il suo nome? Pronto? Signora, benvenuta, suo nome sì, e la domanda. Buongiorno, ascolti, allora io ho mio marito che ha 71 anni, è un paziente con varie patologie, ha avuto due bypass, defibrillatore, insomma problemi cardiologici abbastanza importanti e ha chiamato il medico di famiglia per essere prenotato per il vaccino. Però adesso non so bene come funziona, se il medico di famiglia segnala il problema, il paziente, e poi se verrà chiamato dalla ASL oppure siamo noi che dobbiamo chiamare per sapere quando dovrà fare questo vaccino. Non so, non ho capito bene, c'è un po' di confusione. Grazie, cosa devo signora. Fare? Grazie signora, professor Orsi. Dipende sempre dal tipo di segnalazione che ha fatto il medico di medicina generale. Se il paziente non rientra, o meglio rientra nella categoria degli ultra vulnerabili, il medico lo ha segnalato alla ASL e la ASL di competenza territoriale sta procedendo a chiamare e a prenotare questo tipo di pazienti presso le stazioni vaccinali, diciamo ospedaliere, quelle dove si somministra i vaccini, dove si somministrano i vaccini a mRNA. Se invece il paziente rientra nella categoria dei vulnerabili, non ultra, allora sempre lo stesso medico di medicina generale ha avuto la possibilità di prenotare la vaccinazione con AstraZeneca direttamente nei distretti dove gli stessi medici somministrano i vaccini.
e questo dovrebbe essere il caso. Professor Orsi, grazie come sempre, anche perché ci si spinge anche oltre quelle che sono le sue competenze, ma lo fa sempre con grande disponibilità, e la ringraziamo anche a nome dei telespettatori. Tiziana. Grazie professor Orsi per la chiarezza, ci vediamo presto. A presto, Medico Risponde torna domani alla solita ora.